un auto brainstorming che allora, farò un po' fatica a rendermi conto di quello che abbiamo fatto anche oggi. Io non ho tantissime cose da dire, anche perché di livello tecnico-tattico parlerei domani, ma vedendo anche quello che è successo nelle altre partite di playoff, dopo una stagione del genere e contro una squadra a cui noi dobbiamo ovviamente fare tutti i complimenti per la qualità, per tutto quello che aveva Mantova, cioè, dopo una stagione del genere senza Davide, che alle 6 di stasera ha avuto purtroppo un attacco forte allo stomaco, con Giampaolo, con quello che sapete della mano, io non so quanti altri gruppi avrebbero condotto 40 minuti una partita di gara 5. Qualcuno scherzava adesso negli spogliatoi, nel senso che qualcuno non aveva mai giocato i playoff, qualcuno non aveva anche passato il turno, no? E si scherzava proprio di questo, e allora si parlava già della nostra prossima avversaria, ma non so se ci rendiamo bene conto cosa abbiamo fatto. Cioè, sì, abbiamo fatto un capolavoro, abbiamo fatto sportivamente parlando stiamo continuando a fare una cosa incredibile. Ho la fortuna di allenare, come ho detto, giocatori che abbiamo scelto per questo, cioè prima uomini e poi giocatori, che stanno rendendo unico questo sogno. Sembrava impossibile anche dopo lo scorso anno, e quest'anno di nuovo passato il primo turno. E devo dire, non so, l'unica squadra del nostro girone a dimostrazione del nostro valore, al di là dei singoli. Ho detto, se facevamo gara con Mantova sui singoli avremmo perso di partenza, vista la loro qualità, la loro esperienza. Noi siamo forti come gruppo, siamo forti come squadra. Avevo chiesto una squadra unica dagli spalti al campo ed è così. Abbiamo fatto una grande partita. Io non ho tante cose da dire. Gli ultimi due minuti non era bello vincere di tanto, e abbiamo visto che non c'era più pathos, abbiamo fatto qualche cavolata, ma anche stasera 40 minuti avanti, 40 minuti su 40, devo dire, non ho niente da aggiungere. Fatemi delle domande, perché mi sento bene, oggi mi sento bene, non so come spiegarmi, ma oggi mi sento veramente bene. Sì. Sì, abbiamo bisogno di tempo, ma poi è normale, perché l'adrenalina è tanta. Però ecco, per dire, oggi avevamo ben fissato qual era l'obiettivo tecnico. Adesso mi sto raffreddando, riesco anche a parlare di qualcosa di basket, ma oggi avevamo ben chiaro qual era il nostro obiettivo tecnico, poteva essere solo quello, cioè la grande difesa. E abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo ottenuto 60 punti loro in 38 minuti, abbiamo cercato di correre un po' di più, ma prima di correre dobbiamo difendere. Se vogliamo ancora non benissimo i tanti rimbalzi concessi, devo fare i complimenti a Candussi, che ha fatto vedere qual è il suo valore, ma noi dobbiamo essere un po' più duri, visto che andremo a giocare contro un'altra squadra profondissima e di grande spessore anche fisico. Ma al di là del neo dei rimbalzi, al di là del neo degli ultimi due minuti, dove bastava semplicemente far finire il tempo, e invece ce ne siamo un po' complicati, ma al di là di questo, perché dopo poi qualcuno di voi magari ci fa il pezzo sugli ultimi due, sto scherzando ovviamente, ma al di là di quello io dico veramente sì, dobbiamo veramente solamente fermarci
e dire complimenti a tutti perché abbiamo rispettato l'idea che ci avevamo dato senza metterla troppo nella tattica, perché contro Mantova non era quella che ci faceva vincere, l'avevamo visto anche a gara 3, a gara 4 dove avevamo preparato delle cose e probabilmente ci hanno anche fermato. L'abbiamo messa proprio sull'intensità, sull'agonismo, sui 40 minuti continuati, le cose che noi facciamo meglio, bene dall'inizio dell'anno, e devo dire che sono funzionate. Soprattutto oltre alla grande difesa in cui avete tratto la vostra tradizionale energia, anche da quei piccoli errori, da quei piccoli tentennamenti avete preso ancora più coraggio. Guarda, sì. Quello che è venuto fuori è che anche quando qualcuno era messo in difficoltà, in ogni caso riuscivi a trovare la quadra anche dello stretto. Il periodo peggiore della partita è stato il terzo quarto, ma era normale. Normale perché ci aspettavamo una reazione da loro. E hai detto bene, la chiave è stata quando sono arrivati a meno 3, mi sembra, in quel frangente di partita, fare due giocate, mi ricordo anche un canestro importante da fuori, forse di Giulio, ma fare le due cose per cacciare indietro, e non è italiano, ma spingere indietro quella che era la reazione loro. E questa è la qualità di un gruppo, questa è la qualità di un gruppo eccezionale. E ripeto, al di là delle aspettative più o meno nascoste, ma nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto, abbiamo fatto veramente un'impresa. Va bene? Vado dentro la vasca ghiacciata. Ciao. Grazie. Siete gentilissimi, complimenti per la sportività, sugli spalti anche qui in sala stampa. Io chiaramente sono dispiaciuto, amareggiato. Peccato, è stata una bella serie sicuramente, impegnativa, due squadre che hanno meritato entrambe. Però oggi ho nella memoria alcuni flash abbastanza particolari, nel senso che il primo tempo vi sembrerà paradossale, ma il primo quarto, secondo me, abbiamo giocato meglio di tutti gli altri quarti. E abbiamo sbagliato delle cose facili, delle cose che ci potevano dare qualcosa in più, un abbrivio in più, mentre viceversa loro il primo quarto hanno già segnato delle cose difficili. Quindi poi tutto quanto si è compensato, anche il proseguio è stato che a metà gara loro avevano 62% da tre punti e noi 2 su 14 se non erro. A un certo momento si è alzato leggermente la nostra percentuale anche nel terzo e nel quarto quarto, ma non è stato sufficiente per raggiungere loro, che hanno fatto una buona partita anche con giocatori non inaspettati, sia chiaro, però sui giocatori che abbiamo scommesso un attimino in più come era necessario da un punto di vista tattico, penso a Sanna, penso a Ricci e così via. Poi dopo mi vengono in mente anche tanti episodi, diversi episodi, dove secondo me siamo al 50% tra la sfortuna e l'ingenuità, perché le palle vaganti, soprattutto da rimbalzo, sono cadute troppo spesso in mano loro, che attenzione, sapevamo benissimo essere una delle loro caratteristiche migliori, l'hanno confermato anche oggi, sono stati bravi, noi non voglio dire impreparati perché lo sapevamo, soprattutto dopo 5 partite, ma evidentemente la bravura loro è straordinaria ad andare ad attaccare i rimbalzi offensivi. Abbiamo fatto 30 partite nel nostro girone, ma due squadre con un'attitudine a rimbalzo offensivo come Tortona e Biella noi non le abbiamo mai viste. E detto questo, una volta che lo sai, però è chiaro che magari la parte successiva, la palla vagante che va per terra, abbiamo comunque il 50% di opportunità di prenderla. E lì, come ho detto prima, siamo stati o sfortunati o carenti o entrambe le cose. Quindi mi vengono in mente queste cose qui. E mi viene in mente che comunque abbiamo fatto dei momenti di eccessivo nervosismo tecnico nel momento in cui dovevamo giocare con più calma rispetto alla loro qualità offensiva, quando loro sono riusciti a fare dei canestri impegnativi, importanti,
con Cosi e con Green in particolare. Ecco, lì abbiamo perso un po' il feeling con la partita, l'abbiamo ritrovato tardi, quando i buoi erano un po' scappati, quando io ho chiamato anche già tutti e tre i time out. E quindi evidentemente era rammarico questo, dovevamo essere un pochettino più cinici nel momento della difficoltà, fregarcene di quello che accadeva, fregarcene della bravura loro, fregarcene di un fischio degli arbitri e fare una cosa più solida in quel momento lì. C'è da dire che per 5 minuti c'è stato veramente difficoltà di contatto ad andare a tirare da sotto, probabilmente per entrambe le squadre. E noi abbiamo sofferto di più questa cosa qua, maledettamente, e me ne dispiace, insomma, perché io da lontano vedevo che non riuscivamo ad andare a fare un tiro pulito, però insomma nel complesso c'è stato abbastanza equilibrio in queste situazioni. Poi gli episodi, bisogna essere più furbi e fare vedere meglio alcune cose. Ecco, quindi però non ho recriminazioni sotto questo punto di vista. Dovevamo noi interpretare la partita sapendo che a un certo momento ci sarebbe stato una serie di contatti selvaggi dove non sarebbe fischiato più. È chiaro che qualcuno si è sorpreso di più di questa situazione qui, i giocatori americani in particolare. Secondo te forse è stata la migliore gara qui a Corriere degli Sting, oppure secondo te era uno che era stato un pochino più preciso in difesa, un pochino più continuo rispetto ad oggi? Oddio, difficile fare un elenco. Come ti ho detto prima, l'inizio è stato, nonostante non siamo stati premiati oggi da una buona percentuale, ma è stato il migliore sotto tutti i punti di vista, questo sicuramente. Dopodiché insomma, secondo me in gara 1 abbiamo avuto un'identità difensiva un pochino più compatta, però forse aiutati anche dal fatto che qualcosa magari ci aveva concesso, era rimasta più sorpresa Tortona in quella parità lì, quindi oggi Tortona è stata meno sorpresa e noi siamo stati carenti in queste palle vaganti. Mi piacerebbe rivedere la partita con episodi un po' al contrario, abbiamo fatto 2 o 3 azioni di ottima difesa e la palla ci è sfuggita al 22esimo secondo, rimbalzo lungo, palla vagante. Quindi a me piacerebbe rivederla, e nel senso, magari una situazione differente sarebbe stato sufficiente per svoltare la partita. Però per come è andata è chiaro che nel momento in cui Tortona prende questi palloni, è brava e se lo merita, poi alla fine merita di vincere la partita. Ripeto, io al mente, nel momento in cui si è arrivati al meno 2, no? Sì. Poi immediatamente si è andati sotto una 6-7. No? In quel momento lì. Beh, 6-7 credo, adesso il 12 forse non era immediato. Sì, sì. Adesso i difetti, nemmeno io ho gli episodi, credo di riferirmi esattamente a quella situazione in cui parlavo prima. Abbiamo sbagliato qualche tiro facile da sotto, dopodiché che ci fosse fallo o meno, questo non lo so. Ecco, mi ricordo Daniels 2 volte che è rimasto sorpreso, Amici sicuramente, Giacchetti un'altra volta, addirittura forse avete meglio voi presente quello che poteva essere successo lì sotto, io ero lontano. Quindi comunque in difesa abbiamo tenuto, mi è sembrato di ricordare che anche lì magari c'è stata una situazione episodica. In attacco, come ho detto prima, c'è lì era veramente un'idea di, con calma, mettersi il pallone sotto il braccio, far passare 15 secondi e provare a fare una cosa diversa. Invece ci siamo mossi tanto e alla fine non abbiamo costruito un po'. Sì, frenesia, perché dopo questo secondo me ci ha fatto sbandare un po' anche in difesa, perché mi ricordo alcuni momenti con Cosi dove l'obiettivo era quello di raddoppiarlo, poi una volta che passava la palla anticiparlo, magari lo raddoppiavamo, passava la palla e lo lasciavamo libero, e questo ha potuto ricevere 2 volte la palla di ritorno. Ecco, quindi anche lì siamo andati un po' in questa confusione, non siamo riusciti a connettere bene un'azione offensiva e difensiva insieme di seguito. Ti senti già di dare un giudizio alla vostra stagione? È ancora troppo presto. Allora, diciamo che devo metabolizzare, pensare, perché come ogni situazione secondo me si può sempre fare meglio. Abbiamo sprecato qualcosa durante la stagione, abbiamo sprecato qualcosa anche in questi playoff sicuramente. La combinazione degli uomini era ottima
da un punto di vista personale e magari a volte era un po' difficoltosa da un punto di vista tecnico. Questo è quello che mi sento di dire, perché probabilmente con più tranquillità e più chimica in questo avremmo potuto vincere qualche partita in più. Poi per il resto, io ci avrò tempo di riparlarne, ma sono contento di aver per il secondo anno portato un obiettivo societario che mi è stato chiesto. È ovvio che c'è rammarico, perché perdere la quinta partita di 2 punti per uno come me che poi vive a Trieste ci avrei tenuto ancora di più. Ecco, quindi questa sarebbe stata obiettivamente la ciliegina sulla torta di una stagione impegnativa, non facile, in un girone che ci ha tolto comunque anche molte energie fisiche e nervose sicuramente nel corso della stagione. Ecco, quindi questo mi sento di dire, sono orgoglioso anche stavolta di aver ripetuto con questi ragazzi un piccolo passo in più rispetto alla stagione scorsa, ci siamo giocati maggiormente la qualificazione rispetto alla stagione scorsa, però ecco, l'esperienza non è completa, perché anche oggi abbiamo dato qualche segno di non maturità completa da più di un giocatore, insomma. Per una gara così intendo dire, una gara secca di questo livello qui. Però grandi complimenti. Mamma mia, questi leoni non muoiono mai.